anche perché stai andando velocissimo. Se c'è il minimo indispensabile per tutti per essere felici insieme, no? Se a qualcuno manca da mangiare, il banchetto è rovinato, è finita la festa. E quindi, secondo me, l'essere solidali, fare qualcosa per gli altri, non è soltanto doveroso e morale, ma è un atto di intelligenza, di presa di coscienza del significato profondo della vita. Era un'occasione per il Duomo avere Andrea Bocelli in concerto. È straordinaria e noi siamo grati al grande tenore, anche perché si tratta di un evento di grande solidarietà che noi volentieri accogliamo. Questo è l'ultimo evento estivo, però ci saranno altri eventi in questo autunno che riguarderanno la valorizzazione dell'organo del Duomo. Com'è la situazione adesso ad Haiti per gli sfollati? A quasi nove mesi dal terremoto, ancora 1,5 milioni di persone vivono nelle tendopoli. È una situazione veramente drammatica, mancanza di tutto, di acqua, di igiene, di cibo. Quello che bisogna dire è che però se si vuole si può fare la differenza. E in questi 9 mesi c'è tanta distruzione ancora, ma c'è anche tanta vita. L'appuntamento con il concerto di Andrea Bocelli sarà giovedì 30 settembre alle ore 21, qui all'interno del Duomo di Milano.